Buon pomeriggio, siamo con il poeta Antonio Zurzolo. Oltre ad essere appunto un grande poeta, è un artigiano. Un artigiano. Che cosa sta costruendo? Sto facendo un panaro. Un panaro? Che... un panaro, in dialetto calabrese si dice panaro. In italiano si dice canestro. In italiano si chiama canestro. Canestro. Bellissimo. Quanto tempo ci vuole per... Ci vuole mezza giornata buona. Ah, ho capito. Mezza giornata. E che materiale usate? C'è la canna. Sì. C'è l'alunia, che io in termine italiano non so come si chiama. Neanche io. poi c'è la virga di giastro. Di diciamo, giastro. Noi diciamo in dialetto virga di giastro. E virga d'olmo, diciamo, noi la chiamiamo d'urmo. Sì. Ma questa nera è. Per vedere? È di urmo. Questa è, la, uh-huh. è il materiale che si virga, che si chiama urmo. 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 Sarà l'olmo quello che fanno anche dei mobili, non lo so. Ah, olmo, bene, bene, bene. Olmo. Questa è la base, diciamo. Questa è la base. Queste sono, si chiamano alberi. Tutti questi alberi, questa si chiama la canna che io lavoro, la spacco e la lavoro. E quando alla fine viene fuori questo canestro che anticamente erano, diciamo, vita per i popoli. Certo. Oggi è venuta fuori la plastica. Sì. E la plastica ha vinto quasi tutto. Ha sostituito, diciamo, queste... Ha sostituito questi aggeggi che erano, diciamo, nelle famiglie erano indispensabili. Oggi io li faccio, diciamo, come antichità, come ricordo, come... E come tradizione. Come tradizione. Ecco, non... Ho fatto qualche danno? No. Benissimo. Questo ora si porta sempre un po' fuori, così, in modo che viene, in un certo senso... Veramente bello. Diciamo, col garbo, garbato, come si dice in dialetto nostro, garbato. Vedendole queste cose a distanza... A distanza di anni, di anni. Fanno piacere, sicuramente chi vedrà sul sito questa immagine si commuoverà. Perché veramente è una cosa troppo bella. Va bene, vi lascio... Possiamo fare la foto col panaro completo. Come volete, sì. Lascio proseguire e facciamo la foto. Questo si trova a metà. Sì, non ci spostiamo, che qua siamo...